terza stagione di In Treatment, tu sei Bianca, con un sacco di problemi. Come tutti. Io sono Bianca Ruggeri, è un personaggio molto bello e è stato scritto molto bene grazie ad Alessandro Fari e che volevo dire? Mi sono dimenticata. Che ha un sacco di problemi intanto con il marito, mi sembra di capire, che le provoca un po' di crisi d'ansia, no? Sì, il marito le provoca un po' di crisi d'ansia, un po' tutta la situazione che lei vive a casa le crea un po' di stati d'ansia. Bianca è una ragazza di periferia, nata e cresciuta a Torre Angela, che insomma è un quartiere, non so se tutti lo conoscete, comunque un po' un quartiere, periferia romana, specifichiamo. Quartiere particolare di Roma, e lei nasce con un passato un po' turbolento, un po' complicato, proprio familiare, diciamo, e si ributta in una situazione con un marito un po' complicata, un bambino piccolo, insomma soffre di alcune crisi che non sa cosa le succede, per cui va dal dottor Mari per capire cosa realmente le stia accadendo e insomma capisce poi di soffrire di attacchi di claustrofobia e all'interno del suo percorso d'analisi si scopriranno tutta una serie di cose che lei, diciamo, creerà in maniera fittizia in qualche modo per crearsi una sua realtà parallela in qualche modo, per uscire dalla verità. Senti, In Treatment è una serie un po' particolare, intanto ti chiedo se sei felice di far parte del cast dell'ultima stagione e poi insomma uno si medesima sempre nel personaggio, in una serie così bisogna stare un po' attenti magari, no? Perché c'è il pericolo che ti si guardi un po' dentro nella realtà. Parecchio. Io sono felicissima di far parte di questo progetto e veramente ringrazio tutti per la possibilità che mi è stata data, perché veramente è stata attorialmente un'esperienza incredibile, è stata una ginnastica emotiva forte, un lavoro difficile, veramente difficile, quasi appunto come sì, una pièce teatrale in qualche modo, perché erano dei take, dei chuck lunghi, anche 30-35 minuti di fila, senza interruzioni, con dei picchi emotivi da tenere abbastanza alti, per cui mantenere quel tipo di concentrazione per un periodo così lungo, quando magari appunto non sei neanche sul tuo campo, per cui dare l'emozione all'altro quando non sei inquadrato, però contenerla per non sprecarla poi sui tuoi primi piani, insomma sono degli equilibri tosti da mantenere. È stata un'esperienza nuova, bellissima, e l'ho già detto, molto appagante e anche molto frustrante in qualche modo. E sì, io ho cercato, sicuramente sono andata a cercare nei miei demoni in qualche modo, nella mia parte nera, delle cose che volevo riportare. Dopodiché insomma il testo, come dicevo, aveva una struttura e uno scheletro molto solido, per cui in qualche modo viaggiava da solo. Io ho fatto poco perché era veramente scritto molto bene, per cui ho cercato di renderlo più mio possibile, per dargli una verità che secondo me era necessaria per questo personaggio. Tu ci credi nell'analisi, nella psicanalisi? Ci credo, sì, credo che sia molto importante chi ti ascolta e credo che sia molto importante quanto tu ti vuoi ascoltare veramente, quindi ci credo e non ci credo in qualche modo, sono percorsi che vanno affrontati con la testa, per cui può essere molto fruttuoso e anche molto inutile, se non deleterio alle volte. Senti, e poi basta, aspettiamo Rosy Abbate. Dai. Ciao Giulia, grazie. Ciao. Mille. Grazie.